Sì, no, sapevamo che non eravamo quelli di Varese, tantomeno quelli di Livorno. Oggi volevamo la prestazione, ci siamo riusciti in gran lunga della partita. Più che altro nel secondo tempo abbiamo cercato di fare quello che si è provato in settimana, perché nel primo tempo abbiamo avuto alcune difficoltà, loro erano molto aggressivi. Non è stata una bellissima partita il primo tempo da parte nostra. Secondo, anche grazie alla superiorità numerica, siamo riusciti più a avere un possesso palle, essere più pericolosi. Da lì sono scaturite diverse occasioni gol, di cui un paio da calcio piazzato, e siamo stati bravi a portare in porto questo grande successo. Sì, abbiamo sfruttato al meglio le palle inattive oggi, perché ci nascondiamo, siamo una squadra strutturata abbastanza bene sotto questo punto di vista, e le curiamo tanto, e oggi abbiamo avuto più di un'occasione per poter sbloccare il risultato, per poter chiuderla anche prima. Ti ripeto, ci lavoriamo, siamo una squadra che lo può fare, e siamo felici se poi arrivano i risultati. No, c'è da dire che la Ternana giocava in casa, la seconda partita veniva da una sconfitta pesante. Noi lo sappiamo, quando si incassano più di 4 gol c'è un mordente diverso. Non ci stavano a perdere, giusto che sia così, hanno lottato fino alla fine. C'è da dare onore a loro, perché volevano a tutti i costi riaddrizzare una partita, e si sono fatti valere, ti ripeto. Sì, la forza del Bologna non si nasconde, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di migliorare quelle piccole cose che non vanno per il verso giusto, che purtroppo o per la bravura di uno o per un attimo di disattenzione nella fase difensiva abbiamo concesso oggi. Sappiamo che il Bologna è una grande squadra e dovremmo aumentare il livello di concentrazione su tutte le palle. Sì, noi lavoriamo principalmente per quello. Sappiamo che fare il prima possibile i punti salvezza ci può permettere poi di impostare un altro tipo di obiettivo e far sì che si aumenti di livello sia la squadra sia il tasso tecnico di tutto. Quindi, siamo felicissimi per questo risultato, ma ti ripeto, lunedì abbiamo un'altra grande partita, ci dobbiamo preparare al meglio. A me sembrava dal vivo un fuorigioco abbastanza netto, mi sono visto sboccare alle spalle Ceravolo, che a mio avviso sembrava di un paio di metri oltre la nostra linea, però c'è la scusante che siamo così tanto veloci ad alzarci e così ad abbassarci, che ci può stare anche un errorino da parte della terna. Sì, è una partita molto difficile. Loro sono partiti veramente forte, la prima mezz'ora ci hanno creato qualche problema. Poi siamo stati bravi a approfittare di quell'incidente, di quella. Giovanni è stato bravissimo a rubar palla con gol e rigore. La partita è cambiata. Al secondo tempo credo che abbiamo dominato anche con l'uomo in più. E poi siamo stati bravi a colpire. Abbiamo avuto tante occasioni. Per fortuna Luca ha segnato e da lì abbiamo controllato. Sì, io ho approfittato del lavoro di Giovanni perché ha pressato il difensore fino a farlo sbagliare e da lì io, vabbè, sono là, quindi ne ho approfittato, però gran parte del merito è Giovanni. Sì, comunque quest'anno, l'anno scorso ne ho procurati pochi, quest'anno sta succedendo come era capitato in C. E quindi siamo contenti così, dai. Comunque la vittoria è la cosa più importante. Dovevamo mettere dietro quegli 11 gol in due partite prese a Varese e a Livorno, ci siamo riusciti, una boccata di ossigeno importante. Adesso pensiamo a Bologna, speriamo di continuare. Un giocatore non fa sicuramente la squadra, quindi dobbiamo affidarci a tutti. Io sono uno della squadra, gioco davanti, quindi è normale che magari segni di più, però abbiamo grandissimi giocatori, Giovanni, Nadarevic, Filippo Falco, quindi tutti pericolosissimi e speriamo di fare tanti gol tutti insieme. Vediamo dove possiamo arrivare. Sicuramente l'obiettivo dei 50 punti è quello che dobbiamo tenere d'occhio, perché è un campionato lungo, l'inciampone può essere dopo, dietro l'angolo, e quindi non sa cosa può succedere. Però una volta arrivati possiamo sognare. Ma questo è un modulo che conosciamo a meraviglia, credo che comunque un po' più rodati lo siamo.
Poi comunque il giocatore che deve essere il perno dietro in questo momento non c'è, che fino a che abbiamo fatto quel modo è stato Matteo, Maurizio l'ha sostituito una partita. Quindi è normale che comunque facciamo bene con quel modulo. Quindi, ecco, mi trovi particolarmente bene. Sì, vabbè, comunque premio un po' più le mie caratteristiche. Comunque col 4-3 un po' un più incontro deve venire, col 4-4-2 un po' più in profondità si può andare, quindi contenti così, dai. Ci credo da quando ho 5 anni di andare in Serie A. Quest'anno non c'è stata l'opportunità, ma il Trapani sicuramente non ripiego, anzi è la mia seconda casa, perché qui ho fatto tantissimi gol, 50 credo, quindi comunque sono tanti e sono contento di questo. Quindi io a Trapani mi trovo a meraviglia, la Serie A si arriverà bene, perché credo che sia il sogno di tutti ambire a qualcosa di più, però io sto benissimo qua e sono contento di esserlo.